Grazie Presidente, sarò molto rapida anche perché l'ordine del giorno era stato già preventivamente anticipato in commissione urbanistica e con questo ordine del giorno noi impegniamo la sindaca e la giunta, l'assessore competente ad effettuare tutte quelle attività che sono successive alla dichiarazione di revoca e quindi per arrivare in tempi brevi, il più possibile, quindi brevi, alla effettiva riacquisizione al patrimonio capitolino di questi immobili. Come diceva il collega Calabrese che mi ha preceduto, ormai diciamo, abbiamo già attivato questo percorso su altri piani di zona, su Tor Vergata, su Castelverde, e quindi ci aspettiamo che l'amministrazione tutta, che ha dimostrato grande interesse per risolvere queste situazioni, si dia effettivamente da fare e porti a compimento queste acquisizioni degli immobili, perché abbiamo visto che il voto dell'Aula è il primo, diciamo, atto da cui poi devono scaturire tutta una serie di adempimenti amministrativi, soprattutto in capo al Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative. Quindi con questo ordine del giorno noi chiediamo soltanto che questi adempimenti successivi al voto della delibera vengano fatti nei tempi più ristretti possibile, proprio per scongiurare la possibilità di sfratti per queste 60 famiglie. Grazie. Ovviamente il voto favorevole del gruppo Movimento 5 Stelle.